La luce delle stelle è qualcosa che solitamente non vediamo, nonostante sia sempre presente. Ognuno di noi si trova ad affrontare periodi di difficoltà, di notte, e attende che sorga l'alba. Invece, se riuscissimo a volgere lo sguardo al cielo, quel cielo così lontano e così vicino, riusciremo a vedere che esiste sempre la luce, anche nell'oscurità. È la luce delle stelle, è qualcosa che ci accompagna nella via e che ci illumina la strada, anche se è fioca, anche se è difficile. È come ogni cosa realmente importante, come la essenza del mondo che troviamo dentro di noi, è difficile, ma è la cosa più preziosa che esista per andare avanti, per scoprire noi stessi. La notte può essere una notte dell'anima, può essere una occasione per riscoprire dentro di noi quella luce che c'è da sempre. Il tema del libro è complesso, non c'è un singolo filo conduttore, e anche per questo sono presenti diversi generi. Io utilizzo spesso la poesia in prosa, il narrato fantastico, la leggenda anche medievale, per riuscire a esprimere un unico insieme di concetti che a loro volta non sono definiti, sono simboli, sono vie e sono diverse per ogni persona. Tornano spesso alcune tematiche e sono quelle che più ci stanno a cuore quando siamo in difficoltà, e quindi quando siamo anche più a contatto con noi stessi, perché sempre quando siamo soli riusciamo a entrare dentro di noi, nella nostra anima. Ogni singolo racconto si articola su una fase della vita diversa, differente: la violenza, la solitudine, la disperazione, e quindi l'insieme di questi sentimenti porta verso un unico risultato che spesso è drammatico, è tragico, ma al fondo del quale c'è sempre la conoscenza di sé, la conoscenza dell'essere umano in quanto tale, la nostra conoscenza. Noi viviamo tra la terra e il cielo, siamo sempre ancorati alla terra e sempre aspiriamo verso il cielo. Questa condizione di tensione verso l'alto è quella che ci caratterizza, quella che ci rende umani, quella che ci qualifica come esseri unici, come una scintilla irripetibile della nostra unicità come persone, come una singola stella dell'universo. Lo stupore è quella sensazione che proviamo quando ci troviamo di fronte a qualcosa di inaspettato, anche se lo vediamo tutti i giorni. Lo stupore è quando cogliamo l'essenza del mondo, della natura specialmente, il cielo, il verde, l'acqua. E sono elementi che ci portano a livello superiore, a livello interiore del mondo, al cuore del mondo, alla musica del mondo. A me piace definirla la musica del mondo perché rende, a mio avviso, molto bene l'idea. Una musica di sottofondo che non sentiamo, ma è sempre presente. Così come l'innocenza è una forma di risposta, di recupero di noi stessi di fronte alla violenza, alla volgarità, al grigiore. E l'infanzia è quella parte di noi che ha conservato questi due aspetti, lo stupore, l'innocenza, anche quando nell'età adulta li abbiamo persi o abbiamo voluto perderli. In realtà sempre dentro di noi rimangono il bambino, l'adulto, e questo deve portarci a costruire anche quello che è l'anziano dentro di noi, perché esiste già sempre la parte più saggia di noi. Molto spesso si tende
a rinnegare quello che è l'infanzia, la semplicità, e che invece è fondamentale per ricondurci al cuore del mondo, a quella essenza invisibile. È importantissimo. Lo Shinto è una religione tipica del Giappone, molto particolare, e dà il titolo al primo racconto della raccolta. L'escamotage letterario della reincarnazione porta il protagonista a vivere diverse esperienze, diverse vite, diversi contesti, spesso orientali ma non solo, in modo che possa percorrere più vie, più vite, più esperienze, e tutte lo indirizzano verso un'unica domanda, l'unica che porti dentro di sé per tutta l'esistenza e anche oltre l'esistenza terrena. Che cosa è importante? La compassione. La compassione nel suo senso più ampio, forse anche qui orientale, come amore, come sentimento condiviso con il prossimo, con il mondo. E come la luce delle stelle ci illumina anche quando ogni cosa è oscura, ugualmente la compassione è dentro di noi, risplende sempre. Credo che l'esperienza degli uomini si concentri spesso su quello che hanno perduto e quello che possono recuperare in Oriente come in Occidente. Il contatto con la natura può essere anche molto importante. Abbiamo parlato dello Shinto, ma pensiamo a San Francesco d'Assisi, altri personaggi della nostra storia, gli occidentali. E al termine di questa ricerca, quando torniamo in porto, riusciamo a capire che la verità, quella domanda che è sempre pronta a stimolarci per andare oltre, è veramente la compassione, l'amore e la luce. Io credo che la ricerca di quanto è essenziale sia attuale oggi, in un'epoca in cui molto spesso si dice la vita è grigia, è piatta, non ci sono punti di riferimento, poiché riporta a un principio che va oltre l'oggi, che ci rimanda all'eterno, all'universo. E non è soltanto proprio di questa età, di questo periodo, è una domanda che ha accompagnato l'uomo da sempre, e da sempre, soltanto nell'universo e quindi dentro di sé ha trovato la risposta. Per sbaglio, Davide mi chiese di fotografargli Deneb ed io fotografai Sadr. Quando glielo dissi, in realtà mi disse che voleva proprio quella stella. È stato un caso. Essenziale, dietro alla fotocamera c'era un telescopio. Questo per l'inseguimento delle stelle, altrimenti sarebbero risultate, come diciamo noi, strisciate. La seconda cosa è che questa è un'immagine sovrapposta, sono in realtà 6 foto, altrimenti la nebulosità intorno a Sadr non si vedrebbe, perché sarebbe veramente molto molto debole. Da piccola aspettavo le stelle cadenti, e lo faccio ancora, con la sola differenza che adesso le fotografo. Fotografandole mi sono resa conto che quello che appare sulla macchina fotografica noi non lo vediamo, ma c'è.